Oggi siamo dentro una fossa dei serpenti, che tutte le cose che fanno loro hanno i loro franchi tiratori, quelli che hanno fatto andare giù governi sono gli stessi, e adesso stanno cercando di affossare questa legge che proponiamo noi, dando la colpa a noi. Allora, è così come dice Beppe Grillo, Fraccaro, cioè effettivamente vi stanno addossando la colpa di affossare una legge perché non andava più bene a loro, al PD. Beh, lo dicono i numeri. L'emendamento che loro adesso utilizzano per far saltare l'accordo, che è un emendamento che dice semplicemente la legge elettorale su cui c'è l'accordo si applica a tutta Italia, anche magari al Trentino Alto Adige, che non può essere considerati trentini dei cittadini minori con meno diritti. Allora, il punto è questo: l'emendamento, perché non passasse, se proprio era determinante, aveva bisogno di 260 voti, il PD ne ha 282. Quindi è stato il PD a votarlo quell'emendamento, perché almeno 60 persone del PD l'hanno votato. Cioè, quindi la cosa è questa: il fatto è che ormai noi ci siamo accorti in aula, ma già nella giornata di ieri, durante i voti delle pregiudiziali, che Renzi non controlla più i suoi. E quindi il Partito Democratico, che stava per arrivare l'emendamento sulle preferenze, ha detto facciamolo saltare qui piuttosto che farlo saltare sulle preferenze. Poi torniamo sulle preferenze, che è un punto che a voi sta molto a cuore, però è un punto critico, Fraccaro. Però torniamo per un momento a quel momento in cui compare per un errore tecnico. Poi Vittorio è complottista, secondo te non c'è un errore? Mi sorprende che un errore tecnico. L'errore tecnico del commesso di Montecitorio, che fa vedere il voto palese. Ecco, lì per lì però si sono visti anche delle però mi corregga se sbaglio, perché non sono un esperto di postazione lì in Parlamento, alla Camera, si sono visti però anche dei voti in quel momento, però, e quindi non è detto definitivi, del Movimento 5 Stelle a favore di quell'emendamento. È così? Quindi anche voi eravate un po' spaccati? Si sono visti, tutta la parte del Movimento 5 Stelle era verde, tranne non c'erano alcuni voti, perché alcuni ci mettono qualche secondo in più perché c'era l'accreditamento, ma erano tutti verdi. Cosa succedeva? Che in quel secondo iniziale anche tutti quelli del PD erano rossi. Quindi se voi fate i conti guardando quella foto, non c'erano i voti per far passare quell'emendamento. Quando è passato, è scattato il voto segreto, qualcuno ha cambiato e ha modificato, e l'ha cambiato ovviamente chi? Il Movimento 5 Stelle no, che voleva farlo approvare, l'ha dichiarato in aula? No, perché noi volevamo farlo approvare. Il Partito Democratico che ha spostato dal rosso al verde. Quindi però voi, scusi, e chiudo su questa parte, poi andiamo avanti nell'emendamento, voi però siete accusati di esservi astenuti su quello specifico emendamento in commissione, però in aula avete votato a favore. Noi in commissione non abbiamo proprio presentato quell'emendamento. No, infatti l'ha presentato poi Forza Italia, no? Giusto? E noi in commissione siamo astenuti su tutti gli emendamenti, anche in quelli che credevamo utili, e abbiamo detto ne presentiamo pochi in aula, ne abbiamo presentati 6 in aula, perché su quelli vogliamo votare a favore per provare a migliorare. Però avete a favore anche di questo qui, però? Faceva parte di quei 6. Ah, faceva parte di quei 6. Certo. Abbiamo votato astenuti anche alle preferenze, cioè non abbiamo votato nulla che non fosse nel testo iniziale in commissione, ci siamo astenuti su quelle degli altri per poter andare in aula e provare a fare piccole migliorie di fronte agli italiani, perché sappiamo che il PD non vuole le preferenze, però noi la battaglia sulle preferenze la dobbiamo fare, la battaglia per una distribuzione equa sul territorio italiano di questa legge la vogliamo fare. Okay, e quindi abbiamo 6 emendamenti. 6 emendamenti. Però Fraccaro, nel testo della proposta di legge, che era stato fatto votare da 29.000 iscritti a Rousseau, piattaforma Rousseau, piattaforma Rousseau, tutto questo non c'era, era stato approvato così com'era. No, scusi, nel testo che abbiamo approvato sulla piattaforma Rousseau ci diceva: siamo d'accordo a votare il tedesco per l'Italia? Sì, e noi abbiamo detto: il tedesco per l'Italia vuol dire anche per il Trentino Alto Adige, a casa mia, perché il Trentino Alto Adige è Italia, non è che quel territorio, siccome ti vuoi garantire 10 seggi lì sicuri, facciamo una legge ipermaggioritaria per il Trentino Alto Adige, così hai 10 seggi sicuri in più alla Camera e al Senato. E sulle preferenze cosa diceva il testo approvato dalla piattaforma Rousseau? Che avremmo provato a migliorare e a introdurre le preferenze. Quindi se per provare a introdurle devi votarle, non è che puoi dire ci provo. Ma per voi le preferenze sarebbero stato uno scoglio insuperabile, cioè un out che voi avreste posto? No, noi abbiamo detto semplicemente questo: noi per coerenza, per la nostra storia, le votiamo. Poi siccome potrebbe anche non passare, chiederemo ai nostri iscritti, chiederemo alla fine ai nostri iscritti: scusate, non ci sono le preferenze, per esempio. Mi va bene anche andiamo così? Andiamo avanti o no? Okay. Fraccaro, posto che
nessuno può contestare il fatto che il PD sia oramai una barca, una baraonda di persone, gli orlandiani, un casino. Non sappiamo più con chi abbiamo a che fare. Bravo. Sappiamo con chi abbiamo a che fare col 5 Stelle, perché io le dico la verità, grande trasparenza nel dibattito interno al 5 Stelle su questa legge che è affiorata da certe parole dello stesso Grillo, io trasparenza non ne ho vista, ma mi risulta che ci siano stati dei fortissimi dibattiti interni. È così? Beh, i dibattiti interni ci sono per forza. Perché dobbiamo saperlo? Ci sono state dichiarazioni anche pubbliche sul dibattito interno, chi era più critico o meno critico, ma alla fine un gruppo parlamentare si compatta, perché altrimenti non è più credibile. Quando noi andiamo in aula e presentiamo un emendamento e diciamo che lo votiamo a favore, invece quando abbiamo a che fare col Partito Democratico, in questo momento storico, se il Partito Democratico dice votiamo contrari, non siamo sicuri che lo votano contrari. Perché c'è un partito interno che è il partito dei franchi tiratori con cui dovremmo confrontarci palesemente per poter portare a casa qualcosa e avere un minimo di credibilità. Quindi non è vero che negli ultimi giorni c'è stato una, diciamo, anche dalla base e da una parte del vostro gruppo parlamentare, dei vostri militanti, diciamo, una forte opposizione a questo accordo con Renzi e Berlusconi? No, non c'è stata nessuna forte opposizione. La consapevolezza che avevamo delle persone che stavano trattando, quindi si immagini lei che noi per poter portare agli italiani una legge costituzionale siamo andati a sederci al tavolo col Partito Democratico e Forza Italia, quindi uno sforzo immane per noi, perché sappiamo quei partiti cosa hanno fatto e da dove vengono. Per noi è stato un sacrificio, ma l'abbiamo fatto per raccogliere gli auspici di Mattarella e perché vogliamo provare a dare una legge costituzionale. Ora, far saltare tutto, si figuri se noi vogliamo far saltare tutto semplicemente per un emendamento che riguarda il Trentino Alto Adige. Io credo che neanche il Partito Democratico si debba mettere le mani sulla coscienza e dire ma andiamo avanti con questa legge elettorale e non si può dire di no semplicemente perché un feudo non mi è garantito, perché sarebbe immaturo da parte loro, e così è stato. E adesso cosa facciamo, onorevole Fracaro? Perché siamo all'8 giugno e non abbiamo una legge elettorale. Sì, non abbiamo la legge elettorale, ricordiamola, perché sempre il Partito Democratico ha fatto una legge elettorale incostituzionale che valeva solo per la casa. Adesso cosa facciamo? Adesso andiamo al voto. Come al voto? E con quale legge? O si va avanti con questa legge qui, il Partito Democratico torna sui suoi passi, assume un po' di responsabilità di fronte al Paese e andiamo avanti. Quindi non è morta questa legge elettorale? Questo dipende dal Partito Democratico, è in commissione in questo momento. Per quanto riguarda voi potrebbe anche risorgere, a volte ritornano. Noi abbiamo detto in aula, andiamo avanti. Andiamo avanti. Però con le preferenze e il voto disgiunto. Andiamo avanti, noi presentiamo il nostro emendamento sulle preferenze, lo voteremo, vediamo il risultato e alla fine la legge elettorale, se non avrà il voto disgiunto e le preferenze, saranno i nostri iscritti a decidere se è sufficiente per garantire una rappresentanza o meno adeguata. Detto questo, se questo non è possibile, il Partito Democratico vuole tornare indietro e affossare tutto in maniera irresponsabile, l'unica soluzione è andare a votare con la legge che c'è, quella che già è applicabile perché l'ha detto la sentenza, bastano dei correttivi che si possono fare con decreto ministeriale minimi, semplicemente formali, e si può andare a votare, semplicemente perché non c'è più una maggioranza. Ecco, e con il consultellum, quello al quale si riferisce, con emendamenti, lei pensa che si possa configurare un giorno un governo stabile in Italia, visto che tra Senato e Camera le leggi sono completamente diverse? A parte che non sarebbe la prima volta, non sono completamente diverse. C'è un premio di maggioranza al 40% per la Camera e non c'è invece per il Senato. Però per il Senato c'è una soglia di sbarramento regionale molto alta, che è per l'8%, che può quindi garantire implicitamente maggior seggi ai partiti più grandi. Quindi se noi puntiamo ad avere, come spero, tanti voti, possiamo veramente essere la prima forza politica e fare un governo. Detto questo, poi bisogna anche rimanere nel quadro costituzionale. O hai una legge che garantisca un solo vincitore, non esiste in nessun mondo, nessun parte del mondo occidentale, quando si parla di democrazia parlamentare, di repubblica parlamentare, perché altrimenti esiste, quello è il presidenzialismo. Certo. Infatti il ballottaggio nella
esiste solo per la figura monocratica, non per un'assemblea, certo. Perché altrimenti non ha senso, no? In Inghilterra l'assemblea deve rappresentare la complessità. No, la fermo, perché in Inghilterra non rappresenta affatto la complessità, la problematica, come vedrà tra un poco. Non c'è il ballottaggio a livello nazionale. Ma c'è quello che prende più voti nel collegio, stravince comunque, per cui ci sono milioni di persone che non sono rappresentate in Parlamento, lo sa questo, sì. Beh, si può sempre... lo so, ma c'è una forte... Ma non esiste a livello nazionale, perché tu il ballottaggio lo fai in piccole circoscrizioni, quindi garantisci la rappresentatività e la vicinanza dell'elettore al cittadino che non viene più rieletto se non tutela quel territorio. Vabbè. E quindi tu non devi, e tu eletto in quel territorio tuteli prima quel territorio che l'interesse del partito, perché altrimenti non viene più rieletto. E così funziona in Inghilterra. Sai che in Inghilterra ci sono 210 seggi tra laburisti e conservatori che non cambiano partito dal 1945. Sì, è sempre gli stessi, hanno 97 anni a questo punto. Grazie Riccardo Fraccaro, buon lavoro. Almeno andiamo a votare in settembre, va? Allora,